mostra è un nuovo riconoscimento per l'artista umbro Otello Fabbri. Dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria del Covid, un'opera del pittore incisore ternano, di cui lo scorso anno si è celebrato il centenario della nascita, partecipa alla rassegna internazionale d'arte che si è inaugurata questa domenica alla Casa Museo Sartori di Casteldario, in provincia di Mantova. Vegetalia tra alberi, fiori e frutti è una mostra nata da un'idea di Adalberto Sartori e curata da Arianna Sartori, che ospita le opere di 85 artisti provenienti da tutta Italia e dall'estero. Alle mie spalle un bellissimo dipinto del maestro di Terni, Otello Fabbri, che sempre invitiamo per la qualità artistica e l'innata maestria nell'arte e nella pittura nelle nostre rassegne. L'opera di Otello Fabbri in mostra si intitola Natura morta 2, tempera su carta. Guardo il dipinto, scrive Maria Gabriella Savoia nel catalogo a proposito di Fabbri, e il mio pensiero va all'artista e alla sua urgenza di catturare quell'immagine. Un foglio bagnato con un marrone, quindi intriso di nero, ecco la magia. Vedo il pennello correre sulla carta per definire le forme di un piatto di portata e i margini della frutta, mele, pere, qualche foglia e ciliegie sono casualmente disegnati. Poi con una tempera più densa, sempre con un gesto veloce e deciso, un po' di rosso, un po' di giallo, un po' di verde e ognuno il suo colore. Così semplicemente la natura morta è catturata. La mostra sarà visitabile fino al 27 di settembre e per questa occasione abbiamo edito un bel catalogo con testo critico di Maria Gabriella Savoia che si sofferma su ciascuna opera. La mostra gode di importanti patrocini dalla Regione Lombardia alla provincia di Mantova, Comune di Casteldario, il FAI e altri, e quindi invitiamo a venire a visitarla, a guardare queste 85 opere tra dipinti e sculture realizzate con le tecniche più diverse, dalla pittura ad olio, ad acrilico, la tecnica mista, l'incisione, fino alle sculture in ceramica, in tessuto e altri materiali. Una mostra che si presenta diversa anche per la natura geografica degli artisti e anche le relative epoche, perché le opere esposte vanno dagli anni 50 fino ad oggi, quindi 70 anni di arte in Italia.